Oggi giornata del ringraziamento, ci può spiegare un po' qual è la tradizione o comunque la storia che si lega questa vostra iniziativa? Sì, allora quest'anno abbiamo deciso di riprendere questa tradizione che nasce chiaramente dalla cultura agricola del nostro paese. È una tradizione di carattere socio-religioso, per questo abbiamo fatto celebrare, c'è stata la celebrazione della messa col tema del legato appunto a questa giornata del ringraziamento. L'obiettivo della giornata è essenzialmente quello di ringraziare tutti coloro che lavorano nell'ambito di questo settore per quello che fanno nel produrre beni, nel coltivare la terra, nell'allevare il bestiame, e questo chiaramente come ricordo di un'economia primaria che nei tempi andati rappresentava la principale attività del settore. Oggi l'imprenditore agricolo è chiaramente una persona aperta al mondo che quindi ha assunto delle responsabilità e un ruolo assolutamente diverso da quello di una volta, ma non per questo preponderante. Diciamo che lo stesso nostro codice civile nel 2135, parlando di imprenditore, ha riservato un ruolo fondamentale all'imprenditore agricolo, dicendo appunto che questo debba essere tutelato con determinati interventi da parte dello Stato. L'articolo 9 della Costituzione ha parlato di tutela dell'ambiente, quindi del paesaggio e di tutto quello che ci circonda. Come amministratore credo che ho il dovere di assicurare che ci sia un equilibrio fra l'attività dell'agricoltore così importante come ho detto prima e la tutela dell'ambiente, l'amministrazione dell'ambiente, il rispetto dell'ambiente che è la base di partenza e di proseguimento della nostra collettività e nel nostro mondo. Quindi questa festa è un po' un ringraziamento, ma anche il richiamo a qualcosa di molto significativo che è il rispetto dell'ambiente, il rispetto della persona, il rispetto di tutto quello che ci circonda. Prima il sindaco ha richiamato la necessità di ringraziare coloro che comunque assicurano un'economia circolare. Quanto è importante un rapporto tra mondo del lavoro e territorio circostante? Il mondo del lavoro deve sapere che tutto quello che avviene ha un significato e che è quello di essere utili non soltanto chiaramente alla propria famiglia, a se stessi, ma essere utili alla comunità. E quindi essere utili alla comunità vuol dire anche rispettare quello che Don Riccardo prima parlava, che è il nostro creato. Questo è un insegnamento che viene anche dalla Chiesa, viene dal Papa, e quindi noi dobbiamo comprendere questo messaggio, che è un messaggio fondamentale per la nostra vita. Devo dire che questo è un messaggio che sta traslando anche nel mondo finanziario, nel mondo bancario, attraverso i principi contabili e le nuove regolamenti relativi all'ESG e a tutto quel mondo che riguarda una visione dell'economia che contenga nel proprio interno anche una visione ambientale. Io credo che tutto questo non può essere visto singolarmente, ma deve essere visto con uno spettro, con una visione veramente globale. E in questo senso credo che soprattutto il nuovo piano, il PNRR, sta veramente andando in questa direzione. È un momento di grande cambiamento, uno stravolgimento che però spero sinceramente di cuore possa avere un significato profondo anche per il futuro.